nostro grido ascolta il canto della vita. Quella perenne giovinezza che tu portavi in cuore, perché non doni a noi. La nostra festa in onore di San Giovanni Bosco. Noi sappiamo che San Giovanni Bosco aveva la passione dei giochi di prestigio, esatto. Tanto che pensavano che addirittura lui da seminarista fosse posseduto da uno spirito malefico, perché faceva sparire la roba, perché allora un giorno è andato Don Bosco, allora Giovanni Bosco, seminarista, e dice: guarda, mi hanno detto che tu sei un mago e uno stregone. E mentre stava parlando il direttore del seminario, lui si accorge che si distrae, gli prende l'orologio e lo mette sotto la lampada, poi gli prende la penna e se la mette in tasca, e allora dice: scusi, mi dai la penna? La penna non c'è, che ore sono? L'orologio. Ma allora è vero che sei un mago? Sì, è vero che sono un mago. E i maghi, sa chi sono? Gli dice Giovanni Bosco: quelli più furbi degli altri. Beh, allora questo è, dopo aver ricordato Don Bosco e presentato il mago Roberto come la persona che è in grado di illudere, ingannare, sì, imbrogliare ciascuno di noi, adesso lascio lo spazio a lui perché possiamo gustare bene fino in fondo l'arte magica degli illudere gli altri, sì, con dei giochi molto belli. Grazie. Speriamo. Al mago Roberto. Dammi allora, posto di luce, buon divertimento. Proprio qua in via Parigi c'è una fontanina di acqua magica. L'avete mai vista voi quella fontanina che c'è? Allora io l'ho preso una brocca prima di venire in qua, l'ho preso proprio una brocca così perché ho detto devo fare questi giochi, e la verso tutta in un bicchiere così, tutta fino all'ultima goccia. Una volta che l'ho versata tutta fino all'ultima goccia posso fare tutti i giochi che voglio. Bene, il primo gioco che io voglio fare è con una corda. Si vede il nodo al centro della corda? Attenzione, perché poi sembra facile ma in realtà non è così, state bene attenti. Prendo il nodo con questa mano, basta tirare e fare piri piri piri, tac, e il nodo magicamente passa dall'altra parte. Avete capito come funziona, vero? Voi grandi l'avete capito, dopo casomai lo spiegate ai bimbi, eh? Ok, lo rifaccio per chi non l'ha capito. Prendo il nodo con questa mano, ok? Vado, faccio piri 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 piri, tac. Chi è che mi dice cosa è successo? Forse vediamo. Dite, dite. Il filo non è un filo, è una corda. Vabbè, la corda si è sciolta, è andata dall'altra parte, il filo è costato. Sì, però se io tengo tanto in mano così, tanto che tu fai la spiegazione, il nodo cambia colore e diventa rosso. Ok? Però ancora posso prendere il nodo rosso e basta fare piri 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 piri, tac, andarlo a togliere così. È facile toglierlo, eh. E la cosa più difficile è quello di rimetterlo sulla corda, che basta fare zac e non arriva sulla corda ancora. Se poi prendi una macchinetta, guardate, lo scaldo appena appena, tac, appena appena scaldato così, facendo piri piri, succede una cosa fantastica, diventa un pezzo bianco, un pezzo rosso e tutto il resto bianco, grazie. Ok, facciamo due cose. Il secondo gioco che io voglio fare è con un foulard che lo mettiamo, cioè questo tavolino lo mettiamo in piedi qua. Dimmi? Lo mettiamo qua, così quando andate qua in via Parigi a mangiare la pizza vedete che i camerieri hanno il foulard sul braccio così. Ok? Poi prendo un tubo vuoto e faccio vedere a tutti voi il tubo vuoto, siete pronti? Sì, sì. Vado, zac! Zac e te, avete visto il tubo vuoto? No. Non l'avete visto, io sono un mago buono, ve lo faccio rivedere. Pronti? Vado, zac e te, adesso l'avete visto? Sì, sì, sì. Non dite bugie! Non dite bugie, se non l'avete visto, io sono un mago buono, ve lo faccio rivedere. Bene, allora prendiamo il foulard, che bisogna dare un senso a tutto, e lo mettiamo sul tubo così. Poi prendo una bacchetta magica e faccio passare tutto attraverso il tubo. Se il foulard passa, il tubo è? Dovete essere convinti tutti che sia vuoto. Va bene, per chi non crede che sia vuoto, prendiamo un bicchiere e facciamo passare attraverso il tubo. Se il bicchiere passa, il tubo è? Bene. Allora, per vedere il
per iniziare il gioco mettiamo il foulard sul tubo, prendiamo la bacchetta magica e facciamo passare tutto attraverso il tubo. E se il foulard passa, il tubo è? Vuoto! Oh, vediamo allora, prendiamo l'acqua, l'acqua è liquida, incontenibile, versiamo tutta dentro il tubo e se l'acqua passa, il tubo è? No, per far vedere il tubo vuoto si prende il foulard, si mette sul tubo così, si prende la bacchetta magica e si fa passare tutto attraverso il tubo. E se il foulard passa il tubo è vuoto. Ma per chi non crede che sia vuoto, basta prendere un bicchiere vuoto, andare a raccogliere tutta l'acqua così, zacchete che anche è diventata vino e fate pure vedere il tubo vuoto, grazie. Grazie, grazie, grazie. Ok. Bene, avete visto la semplicità. Là c'è un tavolo e qua c'è una penna. Quello che voglio fare, vieni stretto, tu prendi una carta, quella che vuoi, esempio prendi questa, esempio dico, ho preso una a caso, senza farla vedere nessuno, devi vedere tu e basta, la firmi, che la firma prenda tutta la carta in maniera che si possa vedere da lontano, ok? Allora, come ti chiami? Elia. C'è il nome importante Elia, eh? Vai, sei il profeta, se no. Ascolta, puoi guardare. Ti metti lì, guarda, lì sul tavolo. Prendi una carta, quella che vuoi, ridammi il mazzo intanto che la firmi, che io la faccio vedere alle persone qua. Quando hai preso la carta che ti piace, sì, dammi il mazzo e firma la carta, tienila coperta. Allora Elia ha preso una carta diversa da tutte queste. Nessuno di noi sa che carta ha preso Elia, lo sa soltanto lui. Però che cosa ha fatto? L'ha firmata, che diventa unica al mondo. Siete convinti? Sì. Quindi io non posso sapere, anche perché non ci siamo mai visti prima d'ora, è vero Elia? Sì. Hai firmato la carta? Fatto. Dimmi quando hai fatto, eh? Fatto. Vieni avanti qua Elia. Tieni coperta la carta, eh? Bravissima. Elia, tieni coperta la carta, appoggiala qui circa qua a metà mazzo, vai. Ok? Ok, quindi tu hai preso la carta, l'hai firmata ed è unica al mondo, giusto? Ora io ti faccio vedere la mia tasca, che non c'è niente in tasca. Ho qualcosa nella mano? Metto dentro la patta. Vi spiego, questo gioco lo faceva un mio amico circa 2018 anni fa. Faceva delle cose visibili e invisibili. Faceva dei miracoli. Era un mio amico. Sì. Sì, una volta ha trovato uno in terra e ha detto alzati e cammina, questo è stato su e andato via. Sì, non ci credi? Ora io farò una cosa invisibile, la carta di Elia, unica al mondo. La prenderò con la mano invisibilmente e la andrò a mettere dentro la mia tasca che era vuota, giusto? Invisibilmente, Elia. Guarda, 1, 2 e 3. Eccola lì. E questa è la tua carta? Non lo so. Come non lo so? Ah, è vero, è invisibile. Però la faccio salire così. Da questa parte la faccio scendere. Ho qualcosa nella mano, Elia? Vado in tasca, aspetta che tu il filo qua. Vado in tasca e in tasca una carta. Era vuota la tasca? Sì. Di adesso, Elia, di a tutti loro che carta hai scelto, diglielo. K di... Una più difficile non c'era, eh? No. Là. Meno male che l'hai firmata, perché ho quadro cuore, ce n'è due. Cosa c'è scritto sopra? Elia e poi c'è quattro mia firma. Ed è questa, K di quadri con scritto Elia con la sua firma. Ho detto firmala in grande che si possa vedere. È la tua carta, è la tua firma? Sì, vi spiego come ho fatto a fare questo gioco, che è abbastanza facile, ti dico, quel mio amico lì li faceva così con una naturalezza che... L'ho messa circa a metà mazzo, così. Una volta che la carta era a metà mazzo, cosa ho fatto? L'ho presa, così, gli ho dato un colpetto e tac, la carta è venuta sopra. Cioè, è chiaro, no? Poi cosa ho fatto? L'ho fatta salire così, da questa parte l'ho fatta scendere e l'ho fatta andare in tasca. Cioè, è chiaro o no? Come? Come? Così, guarda, allora, infila da dentro. Spingi dentro. È circa metà. Guarda, basta fare. Tac, guarda. Adesso è invisibile, non la vedi. Però basta farla salire così, e da questa parte si fa scendere. Ho qualcosa nella mano? Vado in tasca e vado a prendere la carta di Elia. E qua. Cioè, è facilissimo. Con dei numeri non è che sei ricco molto. Ho preso quelle monetine lì da 50 lire di una volta, perché così non me le portano via, perché lo facevo con l'euro, ogni tanto ne spariva qualcuno. Allora, prendi tutte le monetine e le butti dentro a questo sacchetto. Tieni.
Luigi, buttale tutte dentro. Senza, no, dentro il sacchetto, non in terra, Luigi. Non c'era scritto anche in terra. No, non c'era scritto. Quando hai fatto. È così difficile. È più impegnativo che fare i compiti. Addirittura. Davvero? Quante sono? Una ventina sono, perché io ho un mazzo di carte. Qua ho un mazzo di carte, guardate, una diversa dall'altra, Luigi. Ok, tieni le monete in mano. Tu adesso pescherai un numero, se ti piace lo tieni, metti la mano dentro, le mescoli, senza guardare il numero, lo mescoli così. Se ti piace lo tieni, se no lo puoi cambiare. Prendilo fuori il numero. Che numero è? Che numero è? Il 19. Ti va bene il 19 o lo vuoi cambiare? Perché dobbiamo contare 19 carte, prenderemo la 19esima carta, ok? Mettilo lì. Allora, conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tieni la coperta, coprila, dammi il 19esimo qua, lo mettiamo via. Ok? Luigi, siediti su quella seggiola lì. Adesso guarda la carta, non farla vedere a me, sono girato. Guarda la carta, ci siamo? Sì. Se vuoi la puoi far vedere anche a loro, non ditela, grazie. Ok, vista. Vai, vista? Chiudila, tienila sotto il sedere, mettila sotto la seggiola, ci siamo? Sì. Luigi, io qua ho una lavagna, un gesso, ho una lavagna. Qua chiamo il mio amico Udini, e ti dovrà lui scegliere la carta. Metti dentro il gesso dentro. Non credo di dire. Vai. Tieni la carta in testa, così. Metti le mani sopra, così. Fermo lì. Tu ci credi a Udini, vero? Sì. Udini! Se ci sei... Com'è che ti chiami che non mi ricordo più? Sì. Stai fermo. Scrivi la carta di Luigi. Scrivi se ci sei, lo senti? Sì o no? No. Udini, se sei qui, scrivi la carta di Luigi. Dimmi se senti scrivere, eh? Oh, senti scrivere? Quando non scrive più, dimmelo. Adesso. Non scrive più? No, non mi pare. Sì o no? No, non scrive più. Devi essere preciso. Fai vedere che carta hai scelto. Tre di fiori. Giacomo. Sai perché? Non eri convinto molto. Apri te la lavagna, che non so. Apri. Fai vedere a tutti. Grazie. Dovete sapere una cosa, ciao bella, dovete sapere una cosa, che io a casa ho una nonna e ha 112 anni, è la più vecchia forse del mondo, ancora no perché c'è ancora... Allora non c'è, scusa, io dico in vita, no? E tutte le volte che io vado a casa da ogni spettacolo mi dice, Roberto, ma la gente si è divertita a vedere il tuo spettacolo? Dico, penso di sì, hanno applaudito, quindi ma alla fine si sono alzati tutti in piedi ad applaudirti. Beh, voi vorrete mica che io racconti una balla a mia nonna, eh? Grazie. Ciao a tutti, ciao. Grazie, ciao. A Mago. Allora ci fermiamo un attimo perché c'è la merenda. Intanto c'è la lotteria. Adesso arriva la roba da mangiare, arriva la roba di... Padre di molte genti, padre, il nostro grido ascolta, il canto della vita. Quella perenne giovinezza che tu portavi in cuore, perché non doni a noi.